Buongiorno a tutti, oggi è 8 settembre 2024 e domani 9 settembre ci sarà la ricorrenza della morte di mio zio Lucio Battisti e sono esattamente 26 anni della sua dipartita. E è una data che non posso dimenticare per ovvie ragioni, è mio zio carnale, fratello di mia madre. E anche perché un mese prima che zio Lucio morisse, nacque mio figlio Matteo, quindi io non posso mai dimenticare con esattezza quanti anni sono che è morto zio Lucio. È una data che preferirei non ricordare, però ho deciso di fare questo video questa mattina e lo voglio fare in maniera diversa da quelli che ho fatto altre volte, cioè voglio spiegare a tutti coloro che mi ascoltano, anche a coloro che non saranno d'accordo, per quale motivo zio Lucio è stato e rimarrà il più grande cantatore di tutti i tempi, incontrastato e assoluto. Qualcuno ha fatto delle statistiche, ha fatto anche dei sondaggi. C'è un ragazzo simpaticissimo su TikTok dove posterò un video analogo a questo. Si chiama Alessandro Zappulli e ha voluto fare un sondaggio e da questo sondaggio è venuto fuori il grande, l'immenso De André come vincitore assoluto. E zio Lucio relegato al quarto posto. Per carità, su decine e decine di cantatori, arrivare al quarto posto è meritorio. Ma io voglio spiegare oggi, questa mattina, perché lui è il primo in assoluto e perché quei sondaggi non hanno un senso logico, seppur fatti su un campione estremamente limitato. Allora, vediamo da che cosa stabiliamo che un cantautore è il primo in assoluto, incontrastato. Lo possiamo stabilire da un sondaggio? Assolutamente no. De gustibus non è disputandum. I gusti sono gusti. Uno potrebbe dire per me il più grande è stato Riccardo Cocciante, per me il più grande è stato De André, non è stato Battisti. E quindi togliamo di mezzo i sondaggi. Lo vogliamo relegare alle vendite? Beh, Toto Cotugno ha venduto 80 milioni di dischi, li ha venduti tutti quanti in Russia. E che facciamo? Mettiamo Toto Cotugno davanti a Lucio Battisti? Pace all'anima loro a tutte e due. Non facciamo ridere i polli. Lo facciamo decidere la critica e anche lì si entra nel campo, seppur con tutto il rispetto per la critica che giustamente può avere a sua disposizione un'analisi decisamente più dettagliata, una visione d'insieme migliore rispetto a un semplice fan che ovviamente ha dalla parte sua il fatto di adorare quell'idolo e quindi il fan potrebbe non essere d'accordo con la critica. Però diciamo che molti critici hanno ritenuto Lucio Battisti il primo in assoluto, altri no, quindi anche lì c'è una sorta di contrapposizione. E allora io ho deciso che per decidere veramente chi era il più grande cantatore di tutti i tempi c'era soltanto un parametro, cioè capire qual è stato l'impatto mediatico di un determinato cantatore sul pubblico, sulla società. Perdonatemi, ma quello che è stato Lucio Battisti dal 69 all'80 non lo è stato nessun cantante qui in Italia. Assolutamente. Comincia col vincere due Festival Bar di seguito, come se uno oggi vincesse due Champions League di seguito, una squadra di calcio. Quindi ha vinto con Acqua Azzurra, Acqua Chiara nel 69 e con Fiori Rosa, Fiori di Pesco nel 70. Cosa mai più ripetuta. Dopodiché, ogni volta che usciva un album, si era costretti a fare delle file chilometriche per andare a comprare il 45 giri. Gli scaffali dei 45 giri erano pieni per decine e decine di dischi di zio Lucio, quando tutti gli altri cantautori in quel periodo erano letteralmente gettati nell'ombra. E attenzione, gli avversari di zio Lucio non è che sono stati avversari da quattro soldi. In quel momento zio Lucio aveva
come avversari De Gregori, Dalla, Venditti, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Ranieri, Celentano, Mina, più tardi sarebbero venuti anche Pino Daniele, Battiato, però diciamo che Vasco Rossi, Zucchero, Ligabue, ma sono già personaggi che arrivano nel post Mogol. Morandi, Celentano, Dalla, ripeto, e chi più ne ha più ne metta, il De André stesso, e quindi aveva degli avversari mostruosi davanti. È come se una squadra di calcio dovesse affrontare 10 squadre dello stesso livello del Real Madrid. Quindi il Sio Lucio ha dovuto completamente abbattere degli avversari che erano mostruosi e per alcuni tanto quanto lui. E sono andati letteralmente nell'ombra. Su TikTok il sondaggio da Vincente Fabrizio De André. Fabrizio De André, dagli anni che poi ha cominciato a cantare anche prima di Sio Lucio, forse qualche anno prima, che mi sembra che è anche più grande se non ricordo male, ma lasciamo stare questi dettagli anagrafici. Cioè, negli anni 70-80, prendiamo questo riferimento, De André rispetto a Lucio Battisti è stato un emerito sconosciuto. Cioè, Lucio Battisti ha sotterrato qualsiasi concetto di poter avere un cantatore che si potesse lontanamente avvicinare, ma detto da tutti. Cioè, si aspettava l'album successivo perché si era sicuri che era completamente sconvolgente rispetto all'album precedente, delle canzoni completamente diverse rispetto a quelle che i cantatori sopracitati ripetevano come un refrain. Oramente, ovviamente trito e ritrito, cioè si sentivano sempre le stesse canzoni. Lui era l'unico che cambiava tutte le melodie e che si poneva di fronte al pubblico sempre con dei suoni e con delle armonie diverse. Detto questo, l'impatto mediatico della morte di Zio Lucio. Io ricordo che la mattina del 9 settembre del 1998, ripeto, mio figlio era appena nato da un mese. Interruppero le trasmissioni a rete unificate, Mediaset, Rai 1, Rai 2, Rai 3, manco fosse il Presidente della Repubblica che doveva dare gli auguri di fine anno con il celebre discorso che si fa ogni anno. A reti unificate che era morto Lucio Battisti e se ne è parlato per mesi. È morto De André dopo 3-4 mesi, ne hanno parlato 2 giorni e poi è andato nel dimenticatoio. Ma per carità, nulla contro Fabrizio De André, che è stato un grandissimo, ma l'impatto mediatico che ha avuto Zio Lucio, per me è sempre Zio Lucio, non ce l'ha avuto nessun cantante in Italia. Dopodiché ci sono delle situazioni che sono rimaste nell'immaginario collettivo, cioè quando una persona d'estate si fa il bagno, inquadrano le spiagge, subito mettono acqua azzurra, acqua chiara, cioè. Lo scopriremo solo vivendo quel refrain della canzone con il nastro rosa. È entrato nell'accezione comune, lo scopriremo solo vivendo. Quando si fanno i servizi televisione sui viaggi, c'è sempre si viaggiare nel sottofondo, ancora tu. E tanti altri modi di dire e di fare innumerevoli che adesso sarebbe troppo lungo stare ad elencare. Quindi ripeto, l'impatto mediatico che ha avuto la morte di Zio Lucio e l'impatto mediatico che ha avuto la canzone di Zio Lucio, e ripeto, con avversari sulla carta imbattibili, perché non è che Lucio Dalla, Renato Zero, Cocciante, De Gregori, Venditti, li trovi Baglioni, Baglioni immenso, li trovi dietro l'angolo. Voglio dire, sono attualissimi, cioè voglio dire, Dalla no. Pace all'anima sua, però voglio dire, Celentano, Mina, cioè aveva degli avversari insormontabili, li ha letteralmente polverizzati, tant'è vero che molti di loro cantavano le sue canzoni. Sio Lucio non ha mai cantato una canzone di un altro cantatore, di un altro cantante, seppur dentro di sé magari lo ammirasse anche, questo non lo ha mai fatto, gli altri sì. Era una sua prerogativa, in questo era presuntuoso e penso che se lo poteva anche permettere. Dunque, tornando al discorso, per me è questa la valutazione che ha fatto. Lui è stato il più grande di tutti per questo motivo. Su ogni servizio televisivo che va in onda, quasi sempre c'è una sua canzone con le parole dell'immenso Mogol, va detto per onestà intellettuale. Viene sempre ricordato, c'è sempre lui di mezzo.
È inevitabile. Quindi non ci sono paragoni con nessuno, ma non lo dico perché sono il nipote. Ecco, io ho fatto questa disamina e penso che possa essere condivisa al nastro di partenza. Dopodiché, ripeto, c'è sempre il vecchio proverbio latino: De gustibus non est disputandum. Ognuno poi dirà: a me piace più quello che quell'altro. Questo ci sta tutto. E tornando poi a oggi, ahimè, note dolenti. Pensate oggi con quali avversari si dovrebbe scontrare zio Lucio, cioè ultimo Achille Lauro, Gali, Francesco Gabbani, Geolier, Lazza, Annalisa, Sfera e basta con le cazzate, con Fedez, cioè, ma con chi se, con questi sarebbero gli avversari oggi di Lucio Battisti? Voi mi direte, ma oggi non sarebbero quelli gli avversari perché oggi Lucio Battisti non nasce. Ecco. Fermiamoci qui, Lucio Battisti non nasce più. Buona giornata a tutti e domani ricordatelo, la mattina quando vi alzate, ascoltando una sua canzone. Buongiorno a tutti.